Non si è mai vista una cosa del genere, succede solo a Taranto, un qualcosa di incredibile. Gli ausiliari del traffico, il loro contratto di servizio è cessato e terminato il 30 giugno appunto di quest'anno, pochi giorni fa. Non hanno avuto alcuna notizia circa l'eventuale proroga del servizio. Si parla di una proroga fino ad ottobre, fino a che non ci sia un bando di gara per vedere appunto chi si aggiudicherà appunto il servizio, l'azienda, la ditta che si aggiudicherà il servizio, se continuerà ad essere Kima Mobilità, Amat o altro o altra azienda. Sta di fatto che al momento queste persone loro non hanno ricevuto ancora comunicazione e continuano a prestare il loro servizio. Un qualcosa di pazzesco, di mai visto. Cioè queste persone non sanno se il proprio contratto di servizio è stato prorogato o meno, a loro non è stato comunicato nulla. Ai primi di luglio, nulla, col contratto scaduto a giugno, a fine giugno. Noi consiglieri comunali non sappiamo nulla e non è una novità, visto che l'amministrazione Meluccio ormai calpesta politicamente i consiglieri comunali, ma loro, i diretti interessati, i lavoratori, appunto gli operatori del servizio, gli ausiliari del traffico, non sanno nulla. Per cui mi domando, se un ausiliario del traffico, mentre presta il proprio servizio, si fa male, chi lo paga? Perché non si sa nulla. È così difficile, cari dirigenti dell'AMAT? È vero che è andato via Spalluto e ora è arrivata Giorgia Gira, ma a me poco, come presidente del CDA, a me poco interessa. Spalluto, prima di andare via, comunicava, o Giorgia Gira, appena insediatasi, lo comunicava a sua volta ai diretti interessati, ai lavoratori. E poi c'è l'assessore alle società partecipate, Mary Lupino, che da poco si è insediata in questa delega assessorile, che anche lei non sa nulla e quindi di conseguenza non può comunicare nulla. Questo vi fa capire come viene gestita a Taranto la cosa pubblica da dilettanti, perché solo dei dilettanti possono tenere in servizio delle persone a cui non viene comunicato l'eventuale proroga del servizio. È una vergogna tutta tarantina. Questa è l'amministrazione Melucci, Kima Mobilità Amat e sindaco Melucci e assessorato alle società partecipate. Voglio dire, non è possibile che la mano destra non sappia cosa fa la sinistra. E in balia di se stessi, in balia delle onde, sono gli ausiliari del traffico. Concludo dicendo, siamo ai primi di luglio e questi lavoratori non sanno nulla, stanno lavorando e non sanno se il contratto di servizio scaduto il 30 giugno è stato prorogato o meno. Misteri di Taranto, una amministrazione che amministra da dilettanti.